Ci avete conosciuto così, in un rapporto mai decollato con un'ambra musona e incapace di relazionarsi con un sorriso o con me. Ci avete visto per il più del tempo a litigare, ma in realtà per chi mi segue su Instagram, a proposito seguitemi insomma, sa perfettamente che al di là di tutto tra di noi è nato da più di 2 anni un rapporto bello e profondo. E così, a 1 anno di distanza dal nostro divorzio ufficiale, abbiamo organizzato una rimpatriata nella nuova casa di Cecilia. Devo essere sincero con voi? Ne è uscito un vlog senza un reale filologico, ma molto molto nostro, ed ho il piacere di condividerlo. La prima domanda è: secondo voi Cecilia mi è venuta a prendere in stazione? No, Cecilia non è venuta a prendermi in stazione, però sono stato accolto dai suoi genitori. C'è anche il signor Velletri. Coincidenze? Cecilia e Antonio, che per chi ancora non lo sapesse è il suo fidanzato, si sono trasferiti in una casa più grande, a 200 metri da quella vecchia. È un periodo particolarmente pieno per lei, che in tutto questo deve fare i conti anche con suo figlio, Sergio, il gatto. Sì, lo tratta come un figlio. Antonio, come è stato assistere al parto? Cioè, te sei uscito fuori lui veloce così? E poi, come ogni volta che siamo insieme a Cecilia, scatta il momento di iniziare a bere, ed è da lì che questo vlog inizia a perdere un filologico, proprio all'inizio. Ce la facciamo a farla arrivare dall'altro terrazzo? Proviamo, proviamo. Tempo di farmi una doccia e fare lo scemo, e poi ecco che arrivano gli ospiti. E la ricordate lei? Lei è Sara, della seconda edizione di Matrimonio a Prima Vista, ex moglie di Steven. E alla fine arriva Ambra, e chi poteva andarla a prendere se non io, no? Quanto tempo ci vediamo? Sì, bel taglio. Sono arrivata da 10 minuti, ma mi resta troppo a parcheggio. Come stai? Bene. Hai appena detto la tua vita è una merda. Perché? No, sono stanca, però già che penso che domani è ben ferie. Cioè, quanto è bello il tuo giorno di ferie che lo passi con il tuo ex marito? È un video così. Ambra, sei in camera nostra e sarà come andare in Marocco praticamente. Rivedendo le clip per montare questo video mi sono accorto che ne ho registrate tante senza un reale nesso logico, ma poi mi rendo conto che tutto questo una sua logica in realtà ce l'ha, che si incastra a perfezione. I sorrisi, la complicità, quelle cose che il tempo non riesce mai a scalfire tra di noi. Certo, nel mente però io registro, e dopo un po' le reazioni possono anche essere contrariate, Che palle! Il segreto della vita? Sì. Ugo Wine Delivery. No, qual è il segreto per mantenere un rapporto con il marito? Divorziare. Ma io non ce l'ho un rapporto con il marito, non ho mariti con rapporto. Ed ecco, è proprio nella risposta di Sara che c'è forse il senso di questo video, ma ci arrivo dopo. Sergio, Sara si è già stufata di noi, vero? Sì. Guardiamole noi, coccoliamoci anche noi, il nostro piccolo. Io bacio Antonio, tu vuoi che faccio il figlio? Anch'io che ho una è una ragazzina più belle d'Italia. E così, dopo ripetute bevute, arriva il momento di andare a dormire. Io e Ambra abbiamo dormito insieme, come ai vecchi tempi, come quando eravamo sposati.
Era Ambra come andava a letto. Devi guardare quanto sei lento a mettere a prendere. La scienza aveva scelto questo. Cecilia. Adesso però di lasciare i radicetti liberi di esprimersi, convolare nel nostro sogno d'amore. Vieni qua, vieni qua. Finalmente. Oddio mio, che sogno bello. Oddio, sto materasso. Il materasso. Mamma mia. Buonanotte. Adesso basta. Ci diamo domani al mare. Ormai ci hai preso gusto. Cecilia 24. Ed era proprio nel viaggio per andare al mare che volevo fregare la povera Ambra per rubargli qualche chiacchiera da portarvi in questo vlog, ma la realtà è che in quel momento, in quei minuti, ho pensato a parlare con lei. Era tanto tempo che non parlavamo di persona a parte il telefono e onestamente ho preferito tenere quelle nostre chiacchiere per noi, ed è stato molto bello. Perché dovete sapere che a me Ambra è mancato quello che serve come linfa vitale a ogni matrimonio. Ma noi abbiamo quello che molti matrimoni non hanno: un vero e sincero dialogo. E poi a pranzo è arrivato quell'omone laggiù che non so se ve lo ricordate, ma fece i casting con me a Matrimonio a Prima Vista e si vide nella prima puntata della nostra edizione. E poi mi parte il classico momento della scimmia riflessiva. Sapete, Riccardo, il ragazzo che ha fatto il casting con me, sta per diventare padre, sta realizzando i suoi sogni. La domanda che sorge spontanea è: ti senti pronto? No, però non credo uno sia mai pronto a diventare padre finché non lo diventa. E forse anche diventando padre uno in realtà non credo sia pronto per diventare padre. E tu pensi un po' al fatto del destino che ti ha portato a fare Matrimonio a Prima Vista, non essere preso all'ultimo, però nel frattempo hai una compagna e stai per diventare papà. Cioè, sei per me la sì, cioè il destino c'ha una puntualità. Come no, per me sì, la sliding doors è stata precisa, no? Perché mentre io facevo il proprio con te, quella che diventa la madre, diventa la madre di mio figlio, mi aspettava sotto casa. E poi è diventata. Pensi che caso, diventata cioè, se mi avessero preso, no? Sarebbe saltato tutto. Tutto. Veramente, che se mi avessero preso sarebbe saltato tutto. Nel dubbio ci mettiamo un gin tonic. Te lo dico col cuore, te l'ho detto anche prima senza registrazione. Te lo meriti veramente tanto. Grazie, tutto quello grazie. Che stai prendendo lo meriti tanto, compreso questo assoio. Compreso questo. Perché ho pagato io, però è giusto che tu porti. Uno offre e l'altro paga. Beh. Però a parte questo ti meriti tutto il bene di questo mondo. Vai moglie! Quello che poteva essere tuo marito ti sta dando il drink, ma non è lui il tuo ma marito. Ma non è lui, è proprio... Perché il tuo marito sono io! Poi da una bella amicizia! Ed è qui che arriva la conclusione più bella. Io con Ambra ho guadagnato un rapporto nella mia vita, ho guadagnato una persona con la quale so che posso scambiare due battute quando ne ho bisogno, posso sfogarmi e lei può fare altrettanto con me. E non è poco di questi tempi, fidatevi, non è poco. Avrei potuto raccontarvi tante altre cose di quello che sta facendo ora Ambra, di come è articolata la sua vita, ma sarei andata a scalfire la sua purezza, che poi è la sua dote migliore. E qual è allora la morale di questo video? La morale è semplicemente una: è che bisogna saper prendere il bello da ogni situazione, anche quella che ti sembra più scura. Quante volte avrò pensato durante il programma di mandare a quel paese Ambra e lei di fare altrettanto con me, eppure oggi siamo qui a ridere e scherzare insieme. Se il video vi è piaciuto. Io sono speciale, so. Lui. Vabbè, comunque commentateci. Sei speciale per me. Vieni qua, Ambra, tu sei la mia donna speciale, sei la donna che la scienza ha scelto per me. Commentate! Oh, ragazzi! Commenti, cioè, commenti. Sto bacio me al collo, è il momento più erotico che noi abbiamo avuto in tutto il tempo. La quando ci conosco. Cecilia! No, ma a casa piove! Che...